Innanzitutto domani iniziamo con due congressi, quello di Verona, di Venezia Città e di Venezia Provincia, che è unitari, tra l'altro, quindi dove si è trovata una quadra politica per rafforzare la classe dirigente dopo tanti anni di lavoro di Raschillà a Venezia Città e di Pavanetto, che poi verrà riconfermato a Venezia Provincia, mentre Venezia Città sarà Speranzon. Partono da Venezia i congressi provinciali di Fratelli d'Italia e se qui la quadra politica si è trovata prima del voto, lo stesso discorso non è scontato per gli altri appuntamenti. Dove non si riuscirà saranno due visioni di come far crescere il partito che si saranno a confronto e saranno i tanti militanti a decidere. Il 26 novembre toccherà il congresso provinciale di Treviso, al momento l'unica certezza è la candidatura di Giuseppe Montuori. Dall'altra parte sento che c'è un po' di fermento di altri, però ad oggi non abbiamo ancora un nome sicuro, non è ancora stata depositata la candidatura. In attesa che vengano depositate altre candidature ufficiali, si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero una sfida Montuori-Claudio Borgia. Chiunque sarà, si tratterà di un confronto aperto sui contenuti e io vigilerò perché sia così, aggiunge De Carlo, che sottolinea come tutti i congressi siano accomunati dallo stesso spirito. E compattare il partito per le prossime sfide europee, tante comunali e soprattutto le regioni, che per noi sono un banco di prova importante. E a proposito di regionali, nei giorni scorsi era circolato il nome del presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, ma è stato proprio il diretto interessato a smentire una sua possibile candidatura a Palazzo Balbi nel 2025. Sta facendo un lavoro tra l'altro eccellente nell'ICE e è riconosciuto in tutto il mondo per la sua proverbiale capacità di rappresentare al massimo l'Italia. Un po' prematuro parlare di candidature, però sicuramente abbiamo una classe dirigente che può rappresentare il futuro di questa regione. Quando sarà ora saremo sicuramente pronti. Il nome di De Carlo si era fatto anche per una candidatura a aree regionali. De Carlo sta benissimo a fare il presidente della Commissione Agricoltura del Senato ed è contento così. Però De Carlo lavorerà sicuramente per avere un governatore di Fratelli d'Italia. Ultima considerazione, il senatore De Carlo la rivolge al referendum sul premierato annunciato dalla premier Giorgia Meloni. È chiaro che a qualcuno dia fastidio, sono tanti, insomma il PD è abituato a governare senza aver mai vinto le elezioni, ad oggi invece diamo la possibilità anche agli elettori del PD di poter scegliere il proprio primo ministro. Io sono sicuro che gli italiani poi sceglieranno ancora Meloni.